allora inizia a fare veramente caldo, quindi se sentite qualche rumore è perché ho le finestre aperte, ma non ce la posso fare a stare al chiuso. Oggi volevo farvi vedere, volevo fare una sorta di TBR estiva. A me non piace tanto fare le TBR perché cerco di seguirle, ma a volte spesso non ci riesco, però insomma è un modo appunto per selezionare delle letture che vorrei fare, anche perché da quando ho messo a posto la nuova libreria ho inserito i libri che devo leggere insieme a quelli che ho già letto e non ci sto capendo più niente. Infatti vorrei riprendere tutti i libri che devo ancora leggere e farvi anche un video, anche per vedere un po' io quali sono effettivamente i libri che devo ancora leggere. Comunque, oggi volevo farvi vedere appunto 5 libri che ho scelto di leggere quest'estate. Ne ho scelti solo 5 perché ultimamente, lo sapete, sono in un periodo disagiato in cui non riesco a leggere più di tanto perché sto facendo troppe cose e quindi insomma non ho voluto esagerare. Già se riuscirò a leggere questi 5 libri per me sarà un traguardo. Allora, il primo libro che ho scelto è un libro breve, proprio perché appunto in questo periodo leggere mattoni no, non ce la posso fare. E quindi ho scelto Cortesie per gli ospiti di McEwan. Questo ha un prezzo di 10 euro, è dell'Einaudi e sono appunto, è molto breve, sono 134 pagine. Allora, io non so nulla, io di tutti i libri che vi farò vedere non so, cioè, quasi nulla, perché odio leggere le trame, non mi piace leggerle appunto perché spesso ci sono troppi spoiler dietro appunto alle trame scritte sui libri. Comunque, da quello che ricordo, cioè io ho scelto questo libro perché appunto ci troviamo in estate. Cioè, qui dietro la prima riga c'è scritto: nella torrida atmosfera di una città sul mare oppressa dalla calura estiva, Mary e Colin, due turisti inglesi legati da un rapporto in cui il piacere stava soprattutto nell'amichevole mancanza di fretta, nella familiarità dei rituali e delle procedure, si imbattono in un inquietante anfitrione. Ho letto anche troppo. Volevo soltanto dirvi, insomma, che ci troviamo in estate. Vabbè, ho letto troppo. Comunque, ho scelto questo libro per questo motivo. Andiamo avanti. Il secondo libro che ho scelto è Appunti di un venditore di donne di Giorgio Faletti. Allora, questo ha un prezzo di 11,90 euro, è della Baldini Castoldi Dalai Editore e sono 397 pagine. Questo è già un po' più lunghetto, vabbè, non esageratamente ovviamente, e spero comunque sia scorrevole perché io ho letto già 3 libri, se non sbaglio, di Giorgio Faletti. È un autore che mi piace comunque la sua scrittura, anche se il mio preferito è stato Io uccido, senza ombra di dubbio, quello è il più bello che ho letto. In questo libro ci troviamo a Milano nel periodo del sequestro di Aldo Moro, dove praticamente c'è un uomo che se la spassa praticamente tra ristoranti di lusso, cabaret, bische clandestine e conduce i suoi affari, praticamente lui vende donne. Non so più di questo e non voglio saperlo. Vedremo quando lo Mi hanno leggerò. interrotto come al solito, quindi rinizio da dove ero rimasta. Vi stavo facendo vedere il prossimo libro che ho scelto, che è La foresta assassina di Sara Bledel. Questo è della Fazio Editore, ha un prezzo di 15 euro e sono 299 pagine. Questo l'avevo preso in scambio su Acciobooks un po' di tempo fa, non sapendo che era il secondo libro dell'autrice. Prima di questo lei ha scritto Le bambine dimenticate, se non ricordo male il nome, dove praticamente, cioè qui praticamente troviamo lo stesso protagonista del suo primo libro, però comunque le storie dovrebbero essere separate, quindi mi hanno detto che si possono leggere anche singolarmente, non dovrei aver nessun problema perché io il suo primo libro non l'ho letto. Comunque qui ci troviamo, se non ricordo male, in Scandinavia, però non sono sicurissima, dove un ragazzo deve affrontare un rito di iniziazione in una foresta e quel giorno lui scomparirà.
Per questo verrà chiamato un poliziotto, che è appunto il protagonista che troviamo anche nel primo libro dell'autrice, e inizierà a condurre le indagini su questo ragazzo scomparso. Siccome questo ragazzo è scomparso in un paese che è il paese d'origine di questo poliziotto, lui si ritroverà insomma a fare conti con misteri del suo passato. Non so più di questo. Poi, altro libro che ho scelto è un libro che ho preso un po' di tempo fa con la promozione della Feltrinelli, due libri a 9,90, ed è Il Club delle Lettere Segrete. Non leggerò il nome dell'autrice perché non lo so pronunciare. Anche questo l'avevo messo in altre TBR passate e ancora non l'ho letto, però mi sembra un libro perfetto per il periodo estivo. Il prezzo appunto non ve lo so dire perché l'avevo preso con la promozione. Le pagine sono 348. Allora, qui ci troviamo in un piccolo paesino di montagna dove c'è un ufficio postale che rischia di essere chiuso perché anche qui ormai si utilizzano solo mail, sms, whatsapp, e Sara, che è l'unica postina del luogo, rischia appunto di essere, verrà insomma licenziata. Lei ha un ottimo rapporto con la sua vicina di casa, che è un'ottantenne, insomma, molto arzilla, e questo ottantenne cercherà insomma di trovare un modo per non far chiudere questo ufficio postale e inizierà a scrivere una lettera che rimanda da 60 anni, invitando poi colui che riceverà questa lettera a fare altrettanto, inviare una lettera a un'altra persona. In questo modo, insomma, vuole rimettere in moto il lavoro di Sara. Mi sembra che si chiama Sara questa postina, oddio, non sono sicurissima. Insomma, questo è quello che ho capito dalla trama, questa l'avevo letta, però, insomma, vedremo appunto quando lo leggerò. E l'ultimo libro che ho scelto per questa TBR estiva è un altro libro che avevo inserito tempo fa in un'altra TBR ed è Zia Mame. Questo è edito da Adelphi, io l'avevo preso dal librazzo con lo sconto del 50%, vabbè, e sono 380 pagine. Allora, di questo libro io non so nulla proprio, ne ho sempre sentito parlare benissimo, dovrebbe essere un libro divertente da quanto ho capito, so solo che praticamente un ragazzo, cioè il padre di un ragazzo muore, e questo ragazzo viene affidato a una sua zia molto eccentrica, non so altro, però mi ispira. Insomma, io spero di riuscire a leggerlo quest'estate, questo libro. Comunque vi farò sapere, ovviamente. Se voi avete letto qualcuno di questi libri, fatemi sapere, magari ditemi anche quale devo leggere assolutamente, così magari quello lo leggo sicuro. E fatemi sapere anche se voi avete fatto delle TBR estive, scrivetemi i titoli qui sotto, così io vado a spulciare, ovviamente. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!